Riflessioni sui misteri di Matteo, capitoli 1 e 2. Introduzione, svelare gli enigmi della genealogia e della nascita. In un universo colmo di incognite e meraviglie, i primi capitoli del libro di Matteo ci invitano ad immergerci nella storia di un bambino che avrebbe portato con sé la promessa di un nuovo alba. Mentre ci addentriamo nelle pagine di Matteo, capitoli 1 e 2, siamo avvolti da un'atmosfera di misticismo e profondo significato. Mentre veniamo guidati ad esplorare la genealogia e la nascita di Gesù Cristo, svelando le origini, la genealogia che collega passato e futuro. Nel primo capitolo ci troviamo di fronte ad un elenco di nomi intrigante, una genealogia che attraversa generazioni e svela una trama complessa di relazioni familiari. Nomi che potrebbero sembrare monotoni a prima vista, ma che tessono una narrazione di connessioni sottili tra passato, presente e futuro. Questo albero genealogico va oltre la mera linea di discendenza biologica e assume un ruolo simbolico, trasmettendo l'idea di continuità e la promessa di un messia atteso da lungo tempo. Ogni nome, ogni anello nella catena, porta con sé le storie di vite che si intrecciano, aprendo spazio a riflessioni sull'interconnessione delle nostre storie individuali in un contesto più ampio. Il viaggio dei magi, cercare significato tra le stelle. Il secondo capitolo ci porta in un scenario di magia e ricerca, mentre seguiamo i magi d'Oriente nel loro viaggio alla ricerca della stella che li guiderà al neonato re dei giudei. Questa ricerca va oltre il fisico, portando con sé il simbolismo della ricerca interiore di significato. I magi ci insegnano l'importanza di essere attenti ai segnali intorno a noi, nonché il coraggio di affrontare le avversità in nome di una ricerca più profonda. Rappresentano anche l'unione di diverse culture e saggezze nella ricerca di qualcosa di più grande, riflettendo su come la diversità possa arricchire le nostre stesse esperienze di comprensione e trascendenza. Conclusion, trame di significato e il viaggio della conoscenza di sé. Nel contemplare i misteri presenti nei primi capitoli di Matteo, siamo invitati a riflettere sulle connessioni che permeano le nostre vite. La genealogia ci insegna che siamo tutti interconnessi, parte di una trama più ampia che va oltre la nostra esistenza individuale. La ricerca dei magi ci ricorda che, anche in mezzo all'oscurità, possiamo trovare guide e simboli che ci conducono verso una comprensione più profonda del nostro stesso viaggio. Pertanto, possiamo vedere che i capitoli 1 e 2 di Matteo non sono solo una narrazione storica, ma un invito ad immergersi in una riflessione sulle nostre stesse radici, sulla nostra ricerca di significato e sulla comprensione che, come i magi, tutti noi siamo viaggiatori in cerca di qualcosa che trascende il materiale. In questo viaggio di riflessione, siamo invitati a decifrare gli enigmi della vita, a valorizzare le connessioni che plasmano la nostra esistenza e a cercare il significato al di là dell'evidente. Assimilando queste lezioni, siamo ispirati a percorrere il sentiero della conoscenza di sé, a riconoscere le stelle che ci guidano e a comprendere l'importanza della nostra storia personale nella trama universale dell'umanità. Che questi misteri di Matteo ci servano come un faro per una comprensione più profonda di noi stessi e del mondo che ci circonda. La tua partecipazione è essenziale per aiutarci a continuare a produrre e diffondere queste incredibili storie. Se il video ti è piaciuto, ti saremmo immensamente grati se potessi fare clic sul pulsante grazie mille e contribuire al canale, lasciando il tuo feedback nei commenti. Questo ci incoraggia e ci motiva a continuare a condividere con voi queste affascinanti storie.